Oggi è un giorno cruciale per scoprire la verità sulla morte di Andrea Purgatori. Sarà eseguita un'autopsia sul corpo del giornalista presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Tor Vergata di Roma a partire dalle 16 di oggi. L'obiettivo è chiarire se la diagnosi iniziale di un tumore cerebrale con metastasi effettuata nella clinica Pio XI fosse corretta. Nel tardo pomeriggio di ieri, presso lo stesso Policlinico Tor Vergata, è stata condotta un'attacca completa senza mezzo di contrasto sul corpo dell'uomo deceduto mercoledì scorso. I risultati di questo primo esame sono stati posti sotto il massimo riservo dalla Procura di Roma per non influenzare l'autopsia odierna. Durante l'autopsia saranno eseguiti prelievi istologici a partire dai tessuti cerebrali al fine di determinare la presenza effettiva di cellule tumorali nel cervello, così come diagnosticato dal professor Gualdi all'inizio di maggio. Egli aveva consigliato una radioterapia ad alto dosaggio per il trattamento dell'encefalo.